Il titolo di questo video è "Se puoi sognarlo, puoi farlo", una frase molto famosa di Walt Disney che io spesso ripeto ai miei allievi, perché secondo me in diverse posizioni bisogna utilizzare quella che anche chiamo la tecnica della bacchetta magica, cioè pensare a dove vogliamo arrivare anche senza muovere i pezzi, perché questo è un po' il bello degli scacchi, no? Noi non siamo computer, quindi ogni tanto bisogna immaginare dove vorremmo mettere i pezzi, quale potrebbe essere il nostro piano. E in questa partita che io ho giocato Blitz su chess.com pochi giorni fa, ho avuto in un momento, come vedremo, un pensiero, un'idea, che sono riuscito a realizzarla. In verità l'idea non era così precisa, nel senso che il motore dice che il nero poteva giocare meglio, ma secondo me è molto importante, ripeto, avere l'idea e pensarla. Poi che in questo caso non funzionasse è un altro discorso, oppure che funzionasse solamente in parte, ma andiamo a vederla insieme. Io avevo il bianco, l'avversario è un giocatore non titolato, vedete, una posizione alquanto pari, il bianco ha il re al centro ma tutti i pedoni sul bianco, l'alfiere delle case bianche, quindi specialmente l'ultima mossa che ho fatto, G4, non è sicuramente una mossa troppo precisa, ma stiamo giocando ovviamente a 3 minuti contro 3 minuti, quindi non è così importante, diciamo, la precisione in questo momento. Il mio avversario gioca F5, anche questa mossa qui è un errore abbastanza importante, sicuramente in partita pensata non l'avrebbe fatto. Perché? Perché dopo G per F e per F, torre G1, vedete che mi dà un punto con cui attaccare e mettere pressione direttamente con la mia torre sul punto G7. Mangia in E4, F per E4 e torre G8, deve mettere un pezzo passivo per difendere il punto G7. L'altra mossa, forse migliore, poteva essere cavallo E8 per andare a difendere il punto G7 e mantenere la torre sulla colonna aperta. E a questo punto gioca torre G8 e qui inizia il mio pensiero, cioè come andare a incrementare il mio vantaggio, quale poteva essere la manovra che mi potesse dare un certo senso di iniziativa, perché se non miglioro i pezzi, se non riesco a far niente, diventa davvero difficile incrementare il mio vantaggio. E qui ho giocato re D4, andando ad attaccare il pezzo in difeso, che vedete che in questo momento non è facile per il nero difenderlo con un altro pezzo, perché se lo dovesse difendere con la torre perde il pedone G7, quindi il cavallo è costretto a tornare indietro. Adesso la mossa corretta in verità era giocare alfiere G4 per andare a cambiare l'alfiere sul cavallo, ma in verità io ho deciso di giocare immediatamente E5 per attaccare il cavallo in D6. A questo punto la mossa che dava più fastidio alla posizione era ovviamente C5, che io non ho visto, mi sono perso, perché C5 dopo re E3 cavallo per E5 è vero che avrei aperto i cavalli, ma avevo perso comunque il pedone E. Avevo una certa iniziativa, ma comunque non credo che sarebbe finita più della patta. Avevo visto invece su E5, l'unica mossa che avevo calcolato era cavallo F5, re E4. Questa era la mia idea. Il cavallo torna indietro e adesso E6. Ovviamente su E6, unica mossa sulla forchetta è dare scacco di cavallo. Questo, diciamo che questa sequenza di mosse con E5 e il re che comincia ad andare su E4 l'ho calcolata proprio in questo momento. E5, re E4, cavallo E7, E6, cavallo F6, scacco, re E5. Vedete che fino a qui tutto normale, perché è un susseguirsi di scacchi. Adesso è obbligato a muovere l'alfiere, unica mossa dell'alfiere in E8. E qui quello che vi dicevo poc'anzi, se vogliamo credere in qualcosa, bisogna cercare di andarcelo a prendere. E adesso secondo me ho giocato una mossa molto molto bella, perché ho capito la posizione e ho capito che il mio re, che ormai era arrivato in E5, era ancora più forte se fosse arrivato in F6. E ho giocato torre per G7, ho sacrificato una torre in G7. Torre per G7 e re per F6. Vedete che il re
attacca sia il cavallo che la torre. Adesso per i pezzi del nero sono completamente bloccati dai miei due pedoni, dal pedone H5 e dal pedone E6. Guardate quanto sono forti i miei due pedoni. Unica, torre H7 e adesso alfiere D3. Miglioro anche l'alfiere. Cavallo G8 scacco, questo l'avevo visto. Re deve tornare in E5 e torre in G7. Unica per attivare la torre. Alfiere G6. Vedete ancora una volta un altro pezzo che entra e blocca i pezzi del nero. Alfiere per G6 e H per G6. Il bianco ha sacrificato una qualità in cambio di due pedoni in sesta traversa e il re che è pronto ad entrare in F6 nel momento in cui si sposti il cavallo in F5. Qui abbiamo già pochi secondi, pochi minuti, il mio avversario ha giocato H5, io ho giocato re F5 che funzionava, H4, adesso ho fatto cavallo E2, questa mossa è imprecisa, vincevo immediatamente con cavallo in E4, io invece mi sono andato a preoccupare per prendere il pedone re D6, a questo punto la posizione non è più assolutamente chiara, ha fatto re E7, cavallo H5, ho attaccato la torre, adesso vedete perde la torre re H6, re G5, attacco la torre e il cavallo, adesso sì la posizione è completamente vinta, ho mangiato anche il pedone in H3, torre G8, re per H6 e il mio avversario ha abbandonato. Diciamo che l'esecuzione è stata perfetta se non fosse che il nero disponeva della mossa C5 che, ripeto, mi sono completamente perso nel momento in cui ho fatto E5. Qui il nero aveva la forte C5, scacco che io non ho assolutamente visto, mentre il dopo, secondo me, è stato molto brillante, specialmente questo sacrificio di torre per vedere conquistare campo con il re. Vi assicuro che quando ho iniziato l'avanzata del mio re in D4 ho intravisto questa posizione dove, ripeto, il re del bianco andava fino ad F6 ad attaccare la torre e il cavallo. Credo che sia stata una discreta partita, essendo una partita blitz, ma la cosa più importante, ripeto, è certe volte non fissarci troppo su quello che è il calcolo, ma pensare un po' con la bacchetta magica e andare a vedere dove potranno o possono andare in futuro i nostri pezzi.